Ti giuro, si arriva in questo villaggio praticamente, ma alla, non aprite questa po quella porta, cioè proprio due o tre casini. A un certo punto si esce e dice: ma questo è il posto, ma non c'è nessuno. Si affacciano due vecchie. Che cosa volete? No, noi veramente volevamo affittare il coso. Perché? È perché oggi è il 1º maggio, volevamo fare una bracciata qui. Quindi non avevate prenotato prima, siete andati lì Sì, con... con Ok. l'intenzione di prenotare, ma è Sì. di giorno. Dovete sentire il capo. E dove possiamo trovarlo? Laggiù in fondo alla strada c'era la sua casa. Noi saliamo in fondo alla, casa, alla strada, c'era effettivamente una casa. Si suona, esce questo tizio e ci fa: ditemi, Era il no, capo. sì, noi volevamo affittare. Allora io chiedo 50 euro. Niente, fate quello che vi pare. C'è un'unica condizione: non dovete toccare niente in cucina, perché quel. Si va a letto! Ok. Perché quella serve a noi per quando facciamo le feste organizzate. Va bene. Noi alla sera arriviamo lì. Tranquilli. Io Tranquillissimi, cioè. te lo giuro, zio. Hai presente un tornado? Ecco, prendi un tornado di quelli, sai, in America, nel Kansas, quelli infiniti, e buttalo dentro la cucina. Dove in cucina. E tu, un gente che spaccava minestrine nelle o. No, ma veramente. Fate tutto, ma non mi toccate la cucina. Piatti, cose, ma se ci aveva 20 anni, 19 anni, piante, pentole, su un casino. E poi la scena più bella, io ti giuro. Io rido di gusto veramente. Col contagocce, cioè ride di gusto, sai, da soffocare. Mi sarà successo 10 volte, non mi vedete. Una di queste è il Lenzi che prende un sacco nero della spazzatura, ci butta dentro tutto, tutto. Non c'era ancora la cultura della differenziata, niente. Piatti di plastica, avanzi di pollo, avanzi di salsicce, bicchieri di plastica con dentro ancora il vino. Butta dentro. Poi piglia un ombrello che io avevo spezzato a metà, anzi, Sara lì, io l'ho spezzato. Però avevano detto di non toccare la cucina, Ma quindi l'ombrello si può l'ombrello, spezzare. eh. Il Lenzi prende l'ombrello, spatolo, lo butta dentro. L'ombrello finendo in fondo al sacchetto. Fuori. E ancora. Io piango, sì, perché era una cosa veramente allucinante. Perché. L'ombrello fuori il sacco, esce tutto il vino. Il Lenzi non è che fa: no, merda, bucata. No, merda, ho bucato il sacco. No, no. Prende sto sacco nero, se lo poggia al petto. Prende sto sacco nero, se lo poggia al petto e fa: beh, non ce la faccio, non ce la faccio. Fa: bello, te, siamo in Scozia, suoniamola questa bella cornamusa. Schiaccia il sacco, perché sembrava una cornamusa, no? Che era un sacco nero con l'ombrello fuori, sembrava il beccuccio della cornamusa. Spiaccia tutto, schizza tutto il vino, l'ossa del pollo, le ossa. Ma lui, ma come cazzo gli viene? Cioè, lui nel casino, cioè, vede sto sacco. Questa è una Non è che cornamusa. dici, faccio il danno, cazzo, ho fatto No, il poi danno. casca il vino. No, Suoniamola bella sta cornamusa, con l'ombrello e tutto. Ma veramente, no. Boh, stavo male, te, stavo male. Boh.